Ciao ragazzi, mi è stato chiesto di condividere con voi una testimonianza e quindi eccoci qua. Allora, è successo che da quando ho iniziato scuola notavo sempre questo ragazzo, lo vedevo sempre da solo e mi dispiaceva perché si vede che è una brava persona. Quindi per qualche mese ho continuato a pregare al Signore su questo ragazzo, per questo ragazzo, fino a che a un certo punto ho iniziato a chiedere al Signore se dovessi andare a parlargli. E vabbè, per me è stata la conferma tramite delle visioni che mi ha fatto capire anche che questo ragazzo ha dei disagi quando è sul treno da solo, e così. E mi sono fatta coraggio, sono andata. E appunto, è incredibile l'importanza dello sguardo, ma anche proprio dell'interesse che tu mostri alle altre persone. Perché appunto all'inizio, quando ci siamo conosciuti, i primi giorni che parlavamo, lui è molto molto timido e introverso e evitava il mio sguardo e anche parlava che il corpo era spostato dall'altra parte. Ma dopo una qualche settimana ha iniziato a guardarmi dritto, fisso negli occhi, anche molto lungo. E appunto, girato verso di me quando parliamo e addirittura a mensa veniva per parlarmi. Cioè c'è stato proprio un cambiamento. Ho iniziato a vedere anche che appena mi vede inizia subito già a sorridere perché sa che è accettato. Infatti, parlando con lui, ma anche con altre persone che ho conosciuto, ho incoraggiato un po' così a caso, tra virgolette, a scuola, ho scoperto proprio che c'è mancanza di persone che ti incoraggiano o di persone che ti fanno capire che sei accettato per quello che sei. E quindi vi incoraggio, se avete notato qualcuno a scuola che vi sembra un po' da solo, isolato, un po' giù di morale, io penso che ognuno di noi ha la capacità di vedere i lati positivi delle persone. E quindi provate ad andare a parlare a questa persona qua e a dirgli qualcosa di bello che avete notato di loro. Perché veramente a voi può non sembrare, ma cambia tantissimo una persona. E infatti anche con questo ragazzo gli sto facendo sempre un po' i complimenti sul fatto che si vede che è una brava persona, eccetera. E vedo proprio che anche lui inizia a essere un po' più confidente. Anche prima era tutto timidino così, adesso almeno nei miei confronti è già molto più aperto. Ed è incredibile. E quindi vi incoraggio a farlo. Ricordatevi che voi siete la luce e Gesù opera attraverso di voi. Quindi mostrate il vostro amore e l'amore di Gesù agli altri. Ciao!